Abete, legnami e infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASM. Amici di Fan Re, buonasera e benvenuti all'Aurelio per la nona giornata del campionato d'elite. Si sfidano i padroni di casa dell'Atletico Aurelio in maglia rossa e il Borgo Rosso invece con la maglia a strisce biancocelesti. Del Borgo Rosso che fatica a verticalizzare, recupera palla l'Atletico Aurelio. Cross sul secondo palo, raso terra, è tutto solo Marcheggiani che si divora incredibilmente la rete del vantaggio. Riparte anche con una discreta qualità, palla lunga a cercare il movimento di Egidi che ha spazio sull'auto di sinistra, può mettere il cross, raso terra ed è troppo facile per Cicerchia portare in vantaggio il Borgo Rosso. Grande azione di Egidi, è 1-0. Panzarani e Marcheggiani, ora proprio Tinchi sventaglia dall'altra parte dentro l'area di rigore, il diagonale respinto da Carollo, poi il contrasto, la palla rimane lì, grandissimo intervento di Carollo, poi il tap-in dovrebbe essere di sodo migliori per il pareggio quasi immediato dell'Atletico Aurelio. Accompagniamo Gris. Vediamo se arriva un cross così verso Marcheggiani di testa. È bello il tiro del numero 17. Carollo risponde ancora presente ad un passo dal vantaggio. L'Atletico Aurelio verso Marchetti, anticipato. Poi Marcheggiani, ma c'è il duplice fischio del direttore di gara. Si va all'intervallo sul risultato di 1-1. Attacca l'Atletico Aurelio con la palla in verticale per il tiro di sodo migliori, respinge Carollo, ancora Atletico Aurelio con il tiro fuori, grande chance per i padroni di casa. C'è il suo compagno vicino, mostrato che serve sodo migliori, pensa al tiro in diagonale, la palla esce di pochissimo, può vedere incontro sodo migliori, converge al centro il numero 6, vuole l'imbucata, è buona, esce Carollo, la palla rimane lì e si divora il 2-1 sodo migliori calciando alto a porta sguarnita. Forza Dani! Tre uomini piazzati in barriera, la palla è giocata sul secondo palo per il colpo di testa che lambisce il palo e finisce fuori di Tafani. Cambio! Errore di valutazione del direttore di gara, batte velocemente l'Atletico Aurelio con Falciano che imbuca per il taglio di Marcheggiani per il gol del 2-1 dell'Atletico Aurelio. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, l'esultanza dei calciatori dell'Atletico Aurelio che vincono per 2-1 in rimonta con il Borgo Rosso.